Bentornato nel mio canale YouTube. È buio o chiaro oggi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è giovedì 22 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Toro. Mix di fuoco e tenerezza. Non solo nel lettone, ma in tutte le iniziative oggi il fuoco, inteso come elemento zodiacale, lascia un po' a desiderare, subito compensato, però, da una grande tenerezza. Ben consigliati da Mercurio e Nettuno in sestile, date spazio all'arte e alla cultura, in più vi prendete cura delle persone amate, coprendole di stimolanti premure. L'affetto vi rende veggenti, ne prevenite i desideri, indovinandone i gusti fin nel dettaglio, ma occhio a non strafare coi regali, non avete nulla da farvi perdonare. Armonia nel lavoro, diplomazia e buon gusto i vostri cavalli di battaglia. Qualche complicazione invece sul fronte familiare, sotto tiro della coppia Marte ben rincassate, cercando di far ragionare chi si attacca ai propri principi con le unghie e coi denti, ma dentro vi sentite bollire. Ogni cosa ha il suo rovescio e dal male può nascere il bene, ci sono buone opportunità e condizioni per capovolgere una situazione che vi vede sofferenti a vostro favore. Destino che mette le cose a posto, anche se potrebbe essere un processo lento e faticoso. Amori che rinascono sotto auspici diversi che potrebbero riparare i guasti del passato. I single potrebbero andare incontro a un periodo di rinascita ricco di prospettive nuove e opportunità certe. Tendi a vedere ovunque la prova delle tue idee, rischiando così di convincerti che ogni cosa che accade debba necessariamente avere un significato speciale per te. Messaggio che arriva da molto lontano, per i nati di lunedì e di giovedì buone nuove in arrivo sotto tutti i sensi. Sole e Mercurio oggi vi suggeriscono di difendere a denti stretti le vostre idee, abbiate il coraggio delle vostre opinioni anche se questo potrebbe causarvi delle piccole inimicizie. Oggi vi sentirete sulle spine e messi alla corda da persone che davvero non vorreste nella vostra vita. Sarebbe meglio per voi uscirvene lentamente da certe situazioni che con il tempo potrebbero minare la vostra serenità. Per i nati di venerdì e di giovedì oggi potrebbero esserci notizie poco positive, tuttavia non scoraggiatevi. Cercherete tra le vecchie email qualcosa che potrebbe essere interessante, soprattutto per chiarirvi le idee sul conto di una persona. Cercate anche tra gli SMS sul cellulare. Gli amici veri sono rari. Fate pulizia su Facebook e non offrite i vostri segreti, piccoli o grandi che siano, ai primi che vi chiedono l'amicizia. Contate fino a 10 prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Siate cauti. Riflettete bene prima di lanciarvi in un contesto che potrebbe arrecarvi non poche preoccupazioni. Curate di più i rapporti con colleghi, di lavoro o di studio, e con gli amici. Alcuni potranno essere anche interessati, ma generalmente non lo sono. Non sforzatevi oggi di fare pulizia sui social, rimandate a quando avrete più tempo e serenità. Qualcuno si risentirà di un vostro atteggiamento premuroso, considerandovi troppo invadenti. Cercate di viziare meno i vostri figli o il partner, oppure anche i vostri genitori, ne guadagnerete in salute. Se la vostra pazienza è giunta ad un punto critico, cercate di evitare in questa giornata persone che non sopportate, altrimenti potreste non rispondere delle vostre parole. Il vostro lavoro potrebbe essere ad un punto cruciale e non potete perdere tempo dietro coloro che non hanno ancora la maturità adatta per seguirvi e per imitarvi nell'impegno. Una fase che vede alternarsi alti e bassi nel tono e nell'umore, vi caratterizza quest'oggi. Mercurio occupa il segno a voi congeniale del Cancro, ma voi siete un po' sulla corda in ambito familiare, amichevole e affettivo in genere. È possibile ancora che non vi sentiate compresi come vorreste dall'ambiente che vi ruota attorno, nulla di grave, però. Recuperate il buon umore e la freschezza caratteriale grazie alla vostra sempre efficace verve ironica, capace di allontanare ogni tristezza. La situazione astrologica per quanto riguarda l'amore è migliore rispetto agli inizi del mese. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c'è del nervosismo da tenere sotto controllo. Cari Toro, oggi questo cielo parla d'amore. La situazione sentimentale, infatti, ha subito un forte miglioramento rispetto all'inizio del mese. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c'è tanto nervosismo nell'aria. Cercate di tenerlo sotto controllo.
Il vostro problema non è affatto che non riuscite a cavarvela, il vostro problema è che aspettate sempre che sia qualcun altro a prendersi la briga di risolverli. In pratica non vi piace agire da soli e siete anche piuttosto fortunati. Difatti trovate sempre la persona che fa al caso vostro, la quale, colta da grande generosità, non può fare a meno di aiutarvi e di prendersi la briga di accollarsi certe responsabilità. Tutto ciò dovrebbe cambiare. Nonostante la Luna lo camomilli con un sestile, Saturno allo zenith nei vostri confronti è sempre severo, ma almeno potete contare sull'appoggio di Giove, l'amico sempre ottimista, sereno e incoraggiante. Vi favorisce anche e soprattutto il sestile in gioco tra il vostro inquilino Urano e il piccolo Mercurio, che vi promette sviluppi interessanti, contatti proficui e spostamenti veloci. Cambiare atteggiamento vi renderà vincenti. Amore ed Eros, l'amore oggi è solo quello che si fa a letto, quindi chiamatelo pure sesso, il sentimento è un'altra cosa. Valide e inossidabili invece le amicizie, è a loro che dovrete rivolgervi in caso di difficoltà, ma anche i parenti, suoceri esclusi, in caso di bisogno si daranno un grande affare per tirarvi fuori dai guai. L'imprevisto è la cartina tornasole per testare la profondità e la sincerità dei rapporti. Il vostro potente senso di intuizione viene alla ribalta oggi. Avete tutte le possibilità di indovinare psichicamente dove e quando il vostro nuovo amante entrerà nella vostra vita, e persino il colore dei loro occhi. I pianeti sono in maggioranza tutti per voi positivi e vi guardano ben disposti. Qualche piccola divergenza, tuttavia, con la persona che vi è accanto è probabile, forse per via dell'organizzazione del weekend, di una prossima gita al mare o, ad esempio, di una città d'arte. Il vostro classico comportamento comprensivo e ragionevole promette uno sciogliersi di qualsiasi nodo che aveva prodotto contrasti in serata. Lavoro e denaro, capo sempre pretenzioso, se poi l'azienda è in crisi e minaccia la chiusura, anche lui non sa più che pesci pigliare e la sua reazione è di freddezza e chiusura. Lo avete ben compreso, ma ciò non lo giustifica. Intanto pensate a un'azione sindacale che coinvolga tutto lo staff. I numeri per far valere le vostre ragioni ci sono e di certo non subirete passivamente soprusi da parte della direzione generale. Potete comprendere la crisi e il disagio che sta coinvolgendo tutti, ma lettere di licenziamento spedite via WhatsApp non hanno giustificazioni, la dura trattativa comincia solo ora. Più facile la vita per chi studia o commercia, grazie a una trovata geniale nuovi percorsi si aprono davanti a voi, non rifiutate nulla a priori, ogni tentativo ha sempre una buona ragione d'essere. Il vostro superiore è pretenzioso, non potete deluderlo proprio ora, soprattutto se c'è in ballo una promozione che potrebbe accrescere il vostro prestigio, soprattutto se siete in concorrenza con qualcun altro. Usate cautela e delicatezza. Se avete scelto di svolgere una professione connessa con le comunicazioni, i mass media, i mezzi di trasporto, potreste commettere, del tutto involontariamente, qualche mossa azzardata e non essere sempre lucidi. Questa ipotesi è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 del mese di aprile al 10 di maggio. Benessere, mal di schiena e di collo, il vostro punto debole. Basta un filo d'umidità, e con la facennea iosa, perché i muscoli si contraggano e il sistema nervoso ne risenta. Chi crede che i problemi di artrosi e cervicale si evidenzino solo d'inverno si sbaglia, l'importante è muoversi e non cedere. In vacanza nuotate, in città fate un po' di ginnastica tutti i giorni insistendo proprio sulle parti che hanno più bisogno di essere mantenute ben oliate. Un dubbio, trascinato per troppo tempo, è risolto. Il consiglio del vostro medico di fiducia si è rivelato essere la soluzione che andavate cercando. Siete davvero soddisfatti e adesso più sereni. Per lei, grande decisione, dopo aver rinunciato a una vacanza a lungo metraggio per tenervi vicino il vostro quattro zampe, vi sentite più serene, insieme vi divertirete un mondo. Per lui, preoccupazioni d'ordine finanziario, esagerate con le uscite mentre gli investimenti seguono le fluttuazioni dei mercati. Colore delle emozioni, verde pisello. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.